Marchisio, c'è un contatto con Taddei, calcio di punizione. Non ho capito che cosa stesse dicendo. Allora, gli juventini protestavano. È stato ammonito Fabio. È stato ammonito, se protestavano volevano il rosso. Tanto bisogna vedere bene anche dove è arrivato il fallo. Il fallo arriva fuori, secondo me. C'è un incrocio delle gambe, sì. Difesa molto aperta. Infatti, come ho detto prima, gli inserimenti dei centrocampisti possono fare la differenza. Si sono fatti attrarre dalla palla, soprattutto il centrale di destra, in questo caso Burdisso, non hanno visto l'inserimento, è stato costretto. Ho capito cosa ha detto De Rossi. De Rossi diceva agli avversari: non ha la palla, non ha la palla, perché quando la palla è in aria non c'è possesso e quindi non c'è espulsione, perché non è una chiara occasione da gol. Quindi, non avendo il possesso del pallone Marchisio, è giallo e non è rosso. Lancio per Marchisio che si è inserito bene, contatto con Taddei, attenzione, punizione. Taddei stava guardando la palla, ha tagliato proprio la linea di corsa da dietro a Marchisio, gli ha toccato le gambe, fallo evidente, fuori area, a mio avviso è partito fuori area, c'è il giallo. Non era una chiara occasione del gol. Rivediamo ancora. In towards the penalty area. Marchisio goes down. That could be big trouble for Roma. Taddei could be in big trouble if that's a last man foul. Let's see if what the referee's going to do. He's shaking his head. Last season there was an early sending off for Martin Stecklenburg. Taddei running across Marchisio. Was it more of an accident than deliberate? Let's have a look again. He's the last man. And if there's contact and he's the last man, then he's got to go. Really? But.